Zitte, siamo entrate e abbiamo trovato mio papà morto. Perché io ho detto anche al dottor Calzaniga, ero terrorizzata a questa cosa. Gli dico, cosa gli dico a mio papà? Adesso cosa gli dico a mio papà? E lui tanto non rispondeva, il dottor Calzaniga non ha mai risposto alle mie domande. Quando ci siamo trovati davanti al letto di mio papà, lui non aveva più le cannucce dell'ossigeno, c'erano i monitor spenti. Io e mia mamma scioccate a guardare mio papà. Ci guarda e ci dice che noi potevamo toccarlo, toccatelo, toccatelo, che lui ancora vi sente. Mi incitava a toccare mio papà perché mi diceva che era ancora vivo.